è entrato per anni nelle nostre case raccontando le vicissitudini di una bellissima famiglia romana, della Garbatella. Signore e signori, c'è il pubblico che freme. Signore, state tranquille. Ludovico Fremont. Ludovico. E questi non stanno più nella pelle. Come stai? Accomodati, benissimo. Buongiorno. Oggi è bellissima la scaletta. Buongiorno a tutti. Ludovico, tu vivi con questo applauso l'emozione bella che vivono gli artisti quando diventano uno di noi. Cioè, è anche una responsabilità questa. Un po' sì. Di' la verità, perché come ti giri, capisci, sei diventato veramente qualcuno di famiglia. Faccio dai parte Cesaroni, di casa, esatto, esatto, faccio parte di famiglia. Sei uno di loro, è esatto, così. Esatto, un parte di famiglia, grazie. Senti Ludovico, forse pochi sanno che questa passione tu la coltivi da tempo, a parte che adesso ti vediamo in teatro, tu in un anno sei stato capace di salire di entrare nei teatri con tre lavori diversi. Poi esatto, ci andiamo pian pianino. Ma voglio vederti bambino. Ah, ecco. Scuola privata, di quelle serie, di quelle precise. Eh? Dei padri scolopi. Non so se mi spiego, quindi proprio. Gian Burrasca. Esatto. Eri una peste. Sempre stato. La prima. Insomma, la passione come ti si accende per la recitazione, per le recite, perché allora si parlava di recite. Allora, di base, proprio perché ero Gian Burrasca, come ho potuto constatare, la mia passione sono sempre state le due ruote. Ecco, quindi io volevo la bicicletta. Bicicletta, moto. Soprattutto moto. Quindi fin da piccolo in realtà volevo diventare un pilota di moto. Mi immagino corsa, mamma con che, come dire, no? Guardate quanto è bella questa immagine. Piccolissima. Già mi correva dietro, facevo correre dietro anche mia nonna, erano sempre a rincorrermi e di base è nato tutto in realtà a scuola, quando frequentavo già il collegio Nazareno, perché mentre alle medie, terzo anno di media, feci un corso di recitazione. E da lì nacque un po' tutto, ma ripeto, per caso, perché io in realtà non pensavo né assolutamente. Né sei figlio d'arte, quindi uno può dire, sai, ho avuto il sacro fuoco no, di famiglia, capisci? Mia madre in realtà è stata ballerina di danza classica e poi insegnante. Mio padre, pittore, con una breve parentesi di attore in Italia per giunta. Mio padre, io, sai, ho origini francesi. Infatti prima nel monitor, quando parlavate di galli, di animali, io subito mi è sono... È il simbolo della Francia, esatto, I galli francesi. I galli francesi. Contro cui gli italiani hanno avuto molto da dire. Senti Ludovico, però sei una di quelle persone, mi piace molto e sempre metterlo in evidenza, che quando poi si mette in testa di fare una cosa, la devono fare in una certa maniera. Perché capisci che da qui a fare, come dire, a fare questo mestiere, devi avere le basi solide e ti metti a studiare. Molto. E questa è una parola che a casa è giusto fare arrivare. Ci rendiamo però un minuto in pubblicità perché Magda mi stronca sul nascere le mie domande. Esatto. E mettiamoci la pubblicità. Tanto Ludovico resta con noi. Resto qua volentieri. Ah, Magda, quanto ti voglio bene. Ludovico Fremont non è soltanto i Cesaroni, è un talento che ha saputo coltivarsi, che ha saputo anche capire che a un certo punto ci deve essere una preparazione che non si può improvvisare. E ti iscrivi, prima cosa, già per essere ammesso all'Accademia, non è da tutti, l'Accademia d'Arte Drammatica, che è, come dire, il fiore all'occhiello anche di questa città, del nostro paese, con insegnanti che tu non hai mai dimenticato, Ludovico. Mai, ce ne sono alcuni proprio che mi hanno segnato per tutta la vita, tra cui Marisa Fabbri, tra cui e soprattutto Pino Passalacqua, che è stato un insegnante che ho avuto per brevissimo tempo. E il papà adottivo di Elena Sofia Ricci, esatto, no? L'uomo esatto, che ha cresciuto Elena Sofia esatto, Ricci. Esatto, e quindi da lì diciamo che l'amicizia con Elena è nata da lì in qualche modo. Poi sono diventato molto amico della madre, della Poccetto, che insomma... Purtroppo recentemente scomparsa. All'assù, ma guarda sempre, a modo suo. Senti, ma lei ti aveva veramente messo sotto la sua ala protettrice, o meglio, aveva capito il tuo talento e aveva saputo anche darti consigli importanti. Di queste presenze nel cuore di un attore, al di là della tecnica, che cosa resta? Guarda, io ultimamente dico una frase che... Faccio un attimo questa parentesi perché poi dopo si ricollega alla domanda che mi hai fatto tu. Io ultimamente ho cominciato a pensare e a dirlo proprio, che le persone in realtà non se ne vanno mai, cambiano solo forma. Perché mi rendo conto quotidianamente in gesti, nelle parole, che ci sono. Cioè io le sento, le vedo proprio, che alcune cosa cose che succedono, le vedo, le rivivo. E quindi in realtà queste persone che di base non esistono più materialmente,
però ti seguono, stanno là vicino a te. Nulla, quindi l'amore non si perde mai. No, esatto. Lo dico, tra cui non alcuni insegnanti che, come stavi dicendo appunto tu, mi hanno lasciato determinate cose che io, come un, come dire, come se fosse una preghiera, come se fosse un mantra, a volte mi ripeto, tra cui appunto alcuni consigli di Pino Passalacqua, che due secondi ti racconto una stupidaggine. Mi lasciò una settimana, e quando intendo una settimana mi dovete credere. Sette giorni? Cioè sette giorni, ovviamente non chiaro, H24, cioè, però nell'ambito delle lezioni, sul palco. Che ore sono? Sono le 11. No, non hai guardato l'orologio. Sono le 11. No, non ci credo, non è vero che sono le 11. Mi ha lasciato una settimana così sul fatto di recitare, tra virgolette, l'orario. Cioè vedere l'orologio e comunicare una cosa. Questa è la nuova generazione di attori di cui andare fieri. Senti, Ludo, ti chiamo Ludo perché c'è un tuo carissimo amico che ti chiama così. Tieniti forte. Lino, se volessi farti una camminata in questo studio saresti accolto a braccia aperte. Lino Guanciale ha qualcosa da dirti. Ah, grande Lino. Ciao Ludovico. Tu mi vedi, io no, ma insomma l'affetto è quello di sempre. E io e Ludo ci conosciamo da tanto, io facevo il secondo anno di accademia e Ludovico entrava, quindi eravamo a un corso l'uno dall'altro e abbiamo vissuto quegli anni all'Accademia Silvio D'Amico in gran parte insieme. E beh, Ludovico era una vera attrazione a scuola perché, oltre ad essere insomma simpatico e buono e piacevole, come immaginate tutti, e se non lo sapete proprio per via diretta, era un fenomeno fisico straordinario, perché insomma Ludovico è uno che ti fa i salti mortali da fermo, ti fa delle i flick flack, quelle cose che a noi insomma proprio non ci riuscivano o ci costavano dolori, fatiche, senza mai arrivare a farli con l'immediatezza, la facilità con cui li faceva lui. Quindi era divertente quando nei camerini e negli spogliatoi gli si chiedeva di farci qualche cosa di stupefacente di questo tipo, e lui tac tac ce lo faceva così, e sembrava sempre di essere o in una in una ripresa di una gara di ginnastica, o in quella scena dei Blues Brothers dove l'insospettabile Belushi si lancia, esatto, in multipli flick flack all'indietro, esatto. Ecco, non so, Ludovico è molto differente da Belushi ovviamente, però era proprio una molla e un'esplosione di energia. E il ricordo di Ludo a scuola è veramente, veramente bello, piacevolissimo. E spero di vederti presto, senza uno schermo che ci divida, e ti mando un abbraccio fortissimo. Grandissimo! E noi lo mandiamo a Lino Guanciale, tra l'altro impegnato nelle riprese del commissario Ricciardi, che qualcosa sarà, credo, qualcosa di bellissimo. Ludo, tu sei uno che nel giro di pochi mesi ha portato in scena Per favore non uccidete Cenerentola, sì. Tre attori in affitto e adesso ti metti in mezzo di mente di fare Shakespeare. Ma te sei un folle, o sei un saltimbanco del teatro? Ragione, pochi possono vantare tre lavori contemporaneamente. Sì, esatto. Ma è uno Shakespeare particolare questo? Sì, è uno Shakespeare molto particolare perché innanzitutto grazie per aver menzionato tutti e tre, sei stata forse una delle poche che l'ha detto tutti perfetti. Ma scusami, ma non potevo titoli, non farlo. Quindi noi stiamo vedendo delle cose pazzesche. Perché, a proposito, torna il tuo essere funambolo anche dell'arte. Tu sei questa voce che mette insieme tutte le mille vite dei personaggi di Shakespeare. Esatto. Con, guardate qui che immagini per capire qualcosa. Facci venire l'acquolina in bocca. Allora, di base, allora, il progetto è di Elisa Barrucchieri, che adesso vediamo con la bandana rossa, lì, con la fascia rossa, che è la sorella di Elena Sofia Ricci. Di Elena Ricci. Guardate un po' come quindi tutto torna. Che è una persona eccezionale, una sognatrice, una persona che ha potuto costruire con musica, danza aerea, recitazione, uno spettacolo che si basa tutto sulle opere più importanti di Shakespeare, quindi Macbeth, Prospero, Sogno di una notte di mezz'estate, Le streghe, uno spettacolo dove tutte le arti si uniscono in un solo spettacolo vero e proprio. Per dire spettacolo intendo proprio che è uno spettacolo negli occhi. Perché come potete vedere è qualcosa di geniale. E io ho la fortuna di interpretare uno Shakespeare, esatto, che è ormai
morto, certo, ma che in realtà è vivo, che è a metà tra la morte e la vita, è a metà tra il pubblico e il palco, ed è sospeso in questo nulla. Tra le frasi più belle che io devo menzionare in questo monologo, che dura 4 minuti iniziale, quindi comincio completamente a sipario chiuso, è proprio: se non sogni, non puoi dire di stare vivendo. Tu questo sogno ce l'hai regalato, Ludovico Cremon, sai che ti dico? Intanto io ricordo le date, 7-8 febbraio. Sì, qui, 7 febbraio. Ecco, al Cineteatro Roma, Cinema Teatro Roma. A Cerignola. Esattamente. Se non sbaglio. Ah, ecco. Allora, in Puglia, perché abbiamo fatto una tournée pugliese, sì. E poi arrivi anche a Roma. Con un altro spettacolo. Questo per dire, Ludovico, stai a sentire una cosa. Vieni con me, ci sediamo sul divano, perché è l'unico modo per dirti grazie di averci fatto sognare e regalarti un altro sogno. Vieni con me. Che bello. Staccate su di loro. Vieni qua.